Ora facciamo una sorpresa, anche se immagino si sapesse già, e poi rispondere anche a qualche domanda, anche se lo facciamo in maniera così un po' improvvisata. Allora, Leo è stato, capisce un po' l'italiano, altrimenti lo aiutiamo in inglese, risponderà comunque in inglese. Se sono risposte semplici eviterò di fare la traduzione, altrimenti traduciamo. Non fare domande troppo complicate. Dove vogliamo cominciare? Il mattino avrete una domanda. Il microfono, aspetta. L'anno scorso era al Genova. E che cosa pensa di questa squadra, di questo campionato di Serie A, e se è venuto qui perché pensa di poter vincere qui a Napoli? Grazie. You played Genoa last year. What do you think about the Napoli? What do you think about the big title? No, I played Serie A for Genoa last year, and I really, as I've said before, really enjoyed to play in Serie A, and now for me to go to Napoli is a big dream, and something I've been working for my whole career. So I'm just very happy that I'm sitting here, and ready to show my qualities and show my mentality on the field. So I'm a happy guy. Credo abbiate capito, comunque sì, lui ha giocato un anno nel Genoa, quindi conosce la Serie A, però venire a Napoli è diverso, e quindi un grande sogno per lui essere qui e giocare in un club di questo livello. Sì, ciao. Senti, in nazionale ti ho visto giocare sul centro-sinistra, il tuo ruolo preferito o per te è indifferente giocare a sinistra o a destra? Grazie. No, of course I've been playing both left and right, so for me it doesn't matter so much. I can play both sides, so that's not a big problem. I'm ready for what they want for me, so I'm ready. Quindi io gioco sia a sinistra che a destra, per me non c'è differenza e sono quindi pronto a giocare dove decideranno il mister, immagino. Eccoci qua. Qualcuno dei Welter che non ha fatto la domanda prima lo può fare adesso. Quindi tipo l'Adio Amore o Vai. Due domande velocissime. La prima, se è vero che aveva già deciso di giocare solo con il Napoli e ha detto no ad altre società, e visto... Ok. Is it really that you want to play only for Napoli and then you say no to other things? I've been a long wait, I can say, and the only club I want to go to was Napoli, so I've been waiting and pushing for that, so that was my dream, and I'm really happy to be here. Si parla di sogno anche in questo caso, avete sentito? Seconda? Secondo, è visto che l'anno scorso ha giocato in Serie A col Genoa, qual è stato l'attaccante più forte che lui ha incrociato? Which is the strongest player that you played against last year in Italy? I have to say Osimhen was the best striker I played against. Yeah, but really he was a really good player. Non è di parte, eh? No. L'abbiamo improvvisata, non abbiamo deciso 5 minuti fa, quindi sono parole sincere. Calcio Napoli 24, aspetta che arriva il microfono. Sì, ciao Leo, eccomi, benvenuto innanzitutto. Se hai scelto già il numero di maglia, ho un'idea per il numero di maglia, e che ne pensi del paragone che ti hanno fatto con Fabio Cannavaro, piuttosto pesante? Which is the number you have chosen? If you have decided, that what you think about Paolo Cannavaro? You know Paolo Cannavaro because probably for the head, for the body. No, I haven't been choosing yet. I need to see the numbers, and then we'll see. But of course, as I said it before, Fabio Cannavaro was my biggest Fabio. Hero. Paolo Cannavaro. Paolo and Fabio. Yeah, so I really, really liked him as a player, and my idol, you can say. So. So you didn't decide the number of the jersey? No. I haven't decided yet. No, we'll non see. È ancora deciso, vediamo. TV Dots, eh?
Stelle e il Botteghe. Microfono per favore. Oppure voce forte. O voce forte. Se non c'è il microfono. Si è perso il microfono. Che fine ha fatto il microfono? Ah, scusami. Vai, vai, voce forte. Prima vai senza mi fai con. Se facciamo 8 domande leviamo spazio agli altri. Una domanda. When you played against Genoa the last match, what is your sensation of the stadium that will be filled in Dubrovnik? No, I've been hearing many good things about the stadium, and of course it was a nice game, Insigne's last game, and it was the good atmosphere, and yeah. It was really, really nice to play. So I enjoyed it, and I love to play in front of good fans. And you can hear in Napoli that the fans are really, really good. Avete capito, no? Quindi lui è rimasto molto impressionato dallo stadio, dai tifosi e anche, come dire, dall'ultima partita di Insigne. L'altra era? Radio Amore. Innanzitutto benvenuto, vieni in una squadra che si è guadagnato il posto, la posizione di miglior difesa in Serie A, e pensi di poterti guadagnare un posto da titolare in questa squadra? E poi, se posso, una cosa aggiunta di velocissima, ci viene chiesto spesso dai tifosi quando è stata fatta l'offerta a Koulibaly, quella di cui ci ha parlato, perché per qualcuno qualche voce dice che è arrivata in ritardo e che forse già c'era l'accordo col Chelsea. No, ok. Okay. Cristiano, rispondi prima. Noi tu. Abbiamo parlato per 2 mesi di fila con Culi per provare a convincerlo in tutti i modi, non solo con quell'offerta che vi ho detto, ma anche garantendogli un futuro da dirigente con noi, ma non è stato possibile. Quindi ti ripeto, l'altra volta vi ho detto che lui ci stava pensando, in realtà ci aveva già detto che non voleva stare, e noi ci abbiamo provato fino alla fine. Stop. Of course, Koulibaly is an incredible good defender, and yeah, you have to just be yourself, and you cannot be Koulibaly. So I just are ready to show my qualities and be myself, and that's my target. So I'm really looking forward to just start playing. Quindi avete capito, cioè è chiaro che lui non è venuto qui, non pensa di essere venuto per sostituire Koulibaly, che è un campione, un top player, ma lui è se stesso e quindi dimostrerà e cercherà di fare il massimo per dimostrarlo. Ciao, benvenuto. Volevo chiederti qual è il primo obiettivo personale che ti sei prefissato. Your first target that you have to play in Napoli. The first target, you know, to play, to win the league, the champions. Your target. Yeah, of course, your target is always to win, and that of course is something I'm trying to help for. So Napoli is a huge club, and it's a club that should win titles, and that's the target I think for all of us. So you just have to work hard and then try to win as many games as you can. L'obiettivo è quello di vincere, perché Napoli è un top club e quindi è inevitabile che il target, quindi l'obiettivo per lui e per la squadra, è quello di vincere più partite possibili. Giorno? Sono qua. Sono qua. Salve, benvenuto Østigard. Il Napoli prossimo anno giocherà tante competizioni importanti, la Champions, il campionato, la Coppa Italia. E hai avuto modo di poterti confrontare già con i tuoi compagni. Che spogliatoio hai trovato oggi al tuo arrivo? Che impressione hai avuto? Your teammates, players, the other players, Mr. Spalletti, and what is the atmosphere you have found it? No, so long I've been just good things to say about the group and the players, the staff, everything. So yeah, I really like Italy and the way you are as a person, all of you, and so it really suits me, I think. So that's one of the reasons
I want to play in Italy also because I really like you all as a human being. So I have just good thing to say. Posto che premetto io che lui è arrivato da poche ore, quindi sì, ha visto, ha conosciuto qualcuno, ma veramente da pochissimo. Comunque lui è felice, ha trovato un bell'ambiente e soprattutto è contento di continuare a giocare in Italia. Abbiamo l'ultimissima da parte di Diego De Carli per l'intervento. Leo, buonasera. L'Italia è terra di calcio, la Norvegia è terra di sci, il Trentino nordico in particolare, il Trentino è terra di sci nordico. Hai qualche ricordo legato allo sci nordico? Did you say Italy is a place where football is the most important thing, but Norway probably sky is it. Most important. Have you some remember about this? Yeah, when I was young, I was going downhill in the mountains for 4 years. So I've been doing that when I was young. But now, yeah, I'm playing football. So, but you have some nice mountains here in Italy also. So that's always good to have that. Aggiungo io, come Sinner, lui ha iniziato probabilmente anche a sciare, però poi è diventato un grande campione, quindi per 4 anni ha sciato e poi dopo è passato al calcio e continuerà anche per noi. Bene, grazie. Sera. Spero che vi sia piaciuta questa sorpresa che abbiamo fatto un po' faticosamente. Come?